Allora, buonasera e benvenuti qui alla Biblioteca Enzo Tortora. Prima di entrare nella presentazione del libro, voglio tornare in burattino di Alessandro Parisi, qui accanto a me. Due parole su Biblioteca di Roma: molti di voi conoscono già le nostre strutture, ma per chi non le conoscesse, 38 sedi, 15 biblioteche all'interno delle scuole, Bibliopoint si chiamano, e altre biblioteche all'interno delle carceri romane. Insomma, una struttura capillarmente diffusa in tutta quanta la città, circa 2 milioni di utenti ogni anno, insomma un centro culturale, un'istituzione culturale fra le più importanti qua a Roma, se non proprio la più importante. Ma un posto che non è soltanto quello che si può immaginare e che si potrebbe dire usando un termine moderno e decisamente sbagliato, un supermarket dei libri, è verissimo, venite qua, prendete il libro, CD, DVD, gratuitamente, li portate via. Ma è qualcosa di più, è un presidio culturale, è un luogo di promozione. Presidio culturale perché da noi vengono organizzate non soltanto presentazioni o mostre, ma anche corsi di italiano per stranieri, corsi di alfabetizzazione informatica per chi non è in grado, e appunto promozione di tutto ciò che è culturale. Quindi sul sito di Biblioteca di Roma, bibliotecadiroma.it, semplicemente, potete trovare la sede più vicina e farvi una testa, venire a prendere i vostri libri e partecipare non soltanto appunto prendendo ciò che più vi aggrada, vi piace, ma anche magari proponendo iniziative come presentazione di libro come in questo caso, oppure mostre. Ci sono strutture più adatte della Biblioteca Tortora a fare mostre, però anche qui se volete potremo organizzare qualcosa, ma non so, ad Ostia piuttosto che a Baccheria Nardi sulla Tiburtina, piuttosto che a Marconi, è possibile ovviamente organizzare delle mostre o proiezioni di film. Insomma, tutto quello che vi viene in mente in ambito culturale, ma anche di approfondimento, pure politico, qua è possibile farlo. E allora, oggi in questa calda giornata afusa, giornata di maggio, presentiamo un libro che dal titolo chiaramente richiama una delle storie, delle favole più famose della letteratura mondiale, ma sicuramente italiana, che è Pinocchio. Insomma, in maniera particolare lo approfondiremo. Insieme a me ci sarà Alessandro Parisi, che è ovviamente l'autore. Buonasera. Danilo Bultrini, che è l'editore Altre Edizioni, che hanno realizzato il libro. Buonasera. E sempre Biblioteca di Roma, collega, amico e bravissimo presentatore, Matteo Pizzo. Buonasera. E, visto che un libro esiste non soltanto perché viene scritto, ma anche e soprattutto perché poi viene stampato, altrimenti, o prodotto in ebook, adesso, altrimenti nessuno potrebbe leggerlo, però lascio la parola all'editore. Grazie. Grazie. Dunque, mi pare doveroso, ma è anche un piacere ringraziare tutti voi che siete qui presenti, perché fare cultura oggi non è semplice, quindi quando si va in giro a fare presentazioni e si trova pubblico, fa veramente piacere. E ringrazio naturalmente la struttura che ci ospita, la Biblioteca Tortora e tutto il circuito Biblioteche di Roma per questa opportunità. Prima di passare al libro di Alessandro, due parole veramente veloci, brevi su Alter Ego Edizioni. Noi siamo nati 2 anni fa con l'idea di essere un editore solo per Viterbo e dintorni, per la Tuscia, insomma. E ci siamo subito allargati a Roma, poi a tutto il Lazio, e da quest'anno stiamo cominciando a pubblicare autori un po' di tutte le regioni d'Italia, quindi è un processo di crescita molto veloce che stiamo portando avanti, e sempre incentrato comunque su autori emergenti, che sono la nostra specializzazione. E tra le novità che vi cito così di quest'anno, la trasmissione televisiva che abbiamo, che va in onda sul Lazio TV tutti i lunedì sera alle 20:30, e che è stato un traguardo importantissimo per noi, perché arrivare a uno strumento come la TV è stato veramente un successo. Si chiama La Voce degli Scrittori, la nostra trasmissione, e Alessandro già c'è stato, ha partecipato e sicuramente da qualche parte si trova anche la puntata in giro. E niente, questo insomma proprio per così darvi un farinatura su Alter Ego, ma non mi voglio dilungare perché siamo qui per Alessandro, per il suo libro, Voglio tornare il burattino, e un libro che tra l'altro abbiamo portato insieme a tutti gli altri testi di Alter Ego a Torino, anzi non è il libro da cui siamo tornati da pochi giorni,
un libro che mi ha dato molte soddisfazioni in fiera, perché è stato uno dei più venduti del mio stand e soprattutto un libro che tantissime persone hanno preso in mano, hanno sfogliato, hanno curiosato, insomma, le pagine. E questo mi ha fatto molto piacere e mi ha dimostrato il fatto che comunque Pinocchio rimane un personaggio sempre di moda, d'attualità, vero Alessandro? Sì, intanto scusate la voce, ma di ritorno da una gira con i bambini e diciamo, già che c'è ancora è tanto. Però voce vissura, già che c'è una voce vissuta. La cosa divertente è che quando ho presentato la prima volta questo libro, insomma le prime volte, uno dei commenti che mi hanno fatto un'altra casa editrice è stato che la storia andava bene, ma Pinocchio era un personaggio desueto. Non si usa più, non va più di moda. E la cosa divertente è che nel secondo capitolo del libro uno dei personaggi parla di Pinocchio in questo modo. Quindi io penso, forse l'avrà letto e mi sta facendo una battuta, così invece era la stessa identica poi reazione, quindi c'era un po' di vissuto per premonitore, insomma, tutto questo. Perché Pinocchio? La scelta è nata inizialmente in maniera un po' casuale, nel senso che poi Pinocchio è la favola italiana per eccellenza, è quello che abbiamo nel cuore. Sì, poi insomma nasce, c'era anche il periodo dei 130 anni di Pinocchio, 2 anni fa quando ho scritto il libro, e me ne è venuta un po' in mente questa idea, no? Cosa succede a un Pinocchio, a una persona che è uscita dal mondo delle favole, che è cresciuta nel mondo reale e si rende conto che forse ha sbagliato, cioè che quella non è stata proprio la scelta migliore. Io vengo da un mondo dove sono un protagonista, qualsiasi cosa faccio ha un lieto fine, e vengo in un mondo dove questi lieto fine non ci sono, oppure sono molto più amari di quello a cui siamo abituati. E mi è venuta in mente questa idea di dire, vabbè, ok, se Pinocchio oggi avesse la mia età, 30-32 anni, come reagirebbe ad una società dove tutto quello che l'ha portato ad essere un bambino vero non funziona? O comunque funziona a parole, ma poi nei fatti è difficile portare avanti quel tipo di comportamento. E quindi da lì è nata questa idea di un Pinocchio, appunto, che in qualche modo cerca di trovare una soluzione a questo dilemma. Vado avanti, continuo a essere la persona che è cresciuta con dei valori, mi hanno dato la fata turchina, il grillo, Geppetto, eccetera eccetera, cioè valori che mi hanno permesso di diventare una persona vera, cambio, divento qualcos'altro, oppure per mantenere i miei valori me ne torno all'interno di una favola, cioè me ne torno indietro, dove in realtà quei valori mi portano a un lieto fine. Quindi questo è il grande punto interrogativo. Che poi l'aspetto più interessante, secondo me, del libro di Alessandro è la capacità che ha di racchiudere all'interno di un unico volume veramente tante cose da dire. Infatti quando facciamo le presentazioni ci sbizzarriamo proprio perché da chiacchierare ne abbiamo parecchio. Ah, io vi leggerei un estratto che abbiamo messo in quarta, che è sempre abbastanza, diciamo, chiaro in merito a questo aspetto. Non capiva come potessero coesistere all'interno di una stessa storia supereroi, conigli killer ed ex burattini che viaggiano nel tempo. Ecco, questo voi direte, ma che caspita c'è in questo libro, sembra una corsaglia assurda. Invece a me ha colpito questa storia quando l'ho letta per la prima volta, a parte per l'originalità dell'idea, insomma Alessandro vi ha descritto, cioè, questa storia di fondo che appunto questo trasportare la fiabba di Pinocchio ai giorni nostri e vedere, curiosare nella vita di questo Pino, che è appunto Pinocchio diventato grande ormai, e alle prese con quelli che sono i problemi di ogni trentenne, perché fino a 30 anni nella storia. Però come ha messo in piedi questo circo divertentissimo? Unendo elementi pescati qua e là da vari generi e amalgamandoli in maniera molto molto originale e creando una storia divertente, che poi fondamentalmente questo è ciò che c'è alla base, una storia molto divertente, è molto interessante da seguire, però con dentro molti molti sottotesti, esatto, che poi sono, magari qualcuno li coglierà, altri no, ma sono però la parte più interessante del libro, molto probabilmente. E dunque io avrei tante domande.
infatti, non so, però se qua abbiamo il nostro relatore che vuole sicuramente domandare qualcosa. Io veramente, leggendo questo libro, più andavo avanti, e la domanda che insomma si riproponeva sempre è questa, cioè, come hai fatto poi veramente a riadattare, diciamo, questa favola che per noi è un classico, perché è un classico, quindi ci vediamo sempre un po', insomma, un insegnamento per bambini eccetera, ai giorni nostri, perché poi ci sono anche dei momenti divertenti, tragici, ma anche dei momenti un po' anche forti, no? Nel senso, perché poi purtroppo la vita reale è anche questo. E io più andavo avanti dicevo, ma come ci è riuscito? Perché veramente è una cosa che molto bella e che mi ha stupito. E volevo sapere, appunto, secondo me, se magari ci sono state delle difficoltà oppure veramente sei riuscito così a... Allora, no, in realtà difficoltà ce ne sono state nel momento in cui... Allora, partiamo dal fatto che Pinocchio oggi si ricorda molto il Pinocchio Disney. Esattamente. Perché comunque la Disney da ormai 60 anni a questa parte ha riscritto tutto l'aspetto della fiaba, della favola. Quindi tutto quello che noi conosciamo, con il quale siamo cresciuti, è la mitologia Disney. Esattamente, sì. Ad un certo punto è nata la curiosità invece per le fiabe originali. Quindi anche nel caso di Pinocchio la curiosità nel leggere il Pinocchio reale, cioè con Lodi, cosa ha scritto, di cosa si parla. In realtà molti dei personaggi, delle situazioni qui presenti, sono riadattate appunto da Collodi. C'è uno studio del Pinocchio di Collodi, i conigli di cui si parlava, il vero nome di Lucignolo, che appunto è Romeo, e i due personaggi che sono assieme al Grillo, quindi la civetta e il corvo, sono tutti personaggi che in realtà appaiono in Collodi. Quindi una buona parte di questa fantasia in realtà era già presente nell'originale. Riadattarlo è stato in realtà anche divertente, perché era appunto dire, ok, se questi personaggi potessero uscire dalle favole in qualche modo, se esistessero in questo momento, qui e ora, nella nostra realtà, per una magia che appunto c'è nelle favole ma poi si ritrova nella realtà, loro vivono qui e adesso con noi, come si comporterebbero? Cioè, quale sarebbe il loro modo di rapportarsi alla realtà e al loro passato, che invece è quello nelle favole? E lì è stato divertente, perché poi la realtà è la favola, cioè secondo me la favola racconta la realtà. E la racconta in una maniera che è molto più reale in realtà della realtà, mi spiego. E io ho sempre creduto che se dovessi ascoltare una canzone di Pink Floyd o una della Pausini, secondo me una canzone di Pink Floyd sa raccontare meglio della realtà piuttosto che la canzone di Laura Pausini. Per quale motivo? Perché il Pink Floyd di turno mette dentro una serie di situazioni che sono surreali, ma nella realtà si verificano poi quelle cose che dici, cavolo, la realtà è più reale della fantasia. Cioè, non riuscire mai a scrivere un romanzo migliore della vita. Cioè, la vita ti stupisce sempre. Mentre una favola, appunto, la Laura Pausini, la Mazzotti, no, per capirci, insomma, tante volte non esistono queste storie d'amore dove io ti amo, tu mi ami e poi viviamo felici e contenti. Cioè, alcune volte è una favola, veramente, cioè quella non è la realtà. E quindi è stato divertente giocarci con Pinocchio. Cioè, io che sono Pinocchio, sono un personaggio del mondo delle favole, quando mi trovo nella realtà, entro in una favola o oggettivamente vivo una realtà favolistica? E giocarci è stato divertente, perché la realtà ti dà già tanti spunti che sono di per sé fantastici. Si parla di viaggi nel tempo, è fantasia o è il futuro? Esistono, cioè, questa è la cosa poi più, diciamo così, anche fantastica, divertente, ma chi è che non pensa, non ci dice che magari davvero qualche personaggio delle favole non si è, cioè, se noi adesso, tu, io, noi che siamo qui, fossimo scritti da qualcuno che sta scrivendo questo momento, questa favola, e non lo sappiamo perché magari siamo personaggi di un libro, se potessimo uscire da questo libro e vivere la realtà di quell'autore che ci sta scrivendo. E quindi il gioco è questo, anche alcuni punti dove Pinocchio parla, no? Con l'autore, cioè è un po' questo, è dire, ok, la vita di tutti ad un certo momento diventa una favola e la realtà che viviamo è una favola, giochiamoci un pochino sopra, vediamo come si sviluppa se qualcuno ad un certo punto decide di scrivere qualcosa su di noi,
E quindi Pinocchio è l'amico della porta accanto, ritrovato, ripescato nel mondo del reale, che ridiventa protagonista improvvisamente di un libro. E per 220 pagine è qui, poi dopo. La cosa bella, insomma, è un po' come quando si conoscono le favole, no? E visto lo felice e contento, dice e poi che succede? E questa poi è una cosa, secondo me, geniale proprio che tu sei riuscito a fare, eccetera, veramente sia in maniera ironica e comunque sia anche delle volte anche un po' drammatica, perché ci sono dei momenti appunto Pinocchio portato fuori dalla favola, insomma, si può dire va completamente in crisi, ecco, perché poi quell'animo da burattino, insomma, prima non si voleva, quei vizietti un po' gli rimangono fino a... E poi anche il fatto che appunto, come dicevamo prima, lui è un protagonista messo in un mondo dove ognuno è protagonista ma anche comparsa della vita dell'altro, c'è un problema anche proprio di fondo, cioè non siamo, anche se oggi cerchiamo di essere tutti un po' protagonisti, però è anche vero che sono protagonista della mia vita ma contemporaneamente comparso, perché no, anche antagonista della vita di un altro, quindi poi nella realtà essere protagonisti, insomma, non è così facile come nelle favole. Una cosa che secondo me va sottolineata nel libro, e per ora non è stato detto, quando con Matteo ci siamo messi a leggere il libro, e a un certo punto, ma a te ti sta simpatico questo Pino, il libro Pinocchio viene chiamato Pino, no? Perché ovviamente, essendo uscito dalla favola che tutti conoscono, non può chiamarsi Pinocchio, a parte che ovviamente lo metterebbero in manicomio subito, però magari qualcuno crederebbe al fatto che è davvero Pinocchio, allora, cioè, esistono le favole, ovviamente, si chiama Pino. Allora ci siamo domandati a vicenda se fosse simpatico questo personaggio, e la risposta assolutamente immediata è stata, ma io gli darei fuoco. Cioè, nel senso, perché è Pinocchio da di legno, ovviamente, no? Anche se è diventato umano. Ma non perché sia un personaggio negativo o antipatico, insomma, è perché, come si diceva, è Pinocchio a 30 anni. A 30 anni oggi, che era protagonista nella sua fiaba, ma in realtà era davvero protagonista avendo saputo che le sue vicende erano scritte da un autore. Quindi, insomma, forse sarebbe da discutere su questo. Però comunque a 30 anni non trova lavoro, se non preso in giro, ha studiato anche lui scienze merendine similari, in questo caso storia del cinema, e ovviamente non riesce a trovare lavoro. Ma non è soltanto questo, che già da solo basta e avanza come dramma, è riuscire a trovare una collocazione alla propria vita, no? Perché anche in qualche modo la tristezza ti identifica all'interno di un mondo. Ma quando non sai proprio cosa devi fare, perché ogni volta ti senti preso in giro, ma faccio questo o faccio quest'altro, il cavolo, puoi scegliere o di combattere o di deprimerti o di arrenderti. Ed è un po' la scelta che fa in qualche misura il protagonista. Voglio tornare burattino, voglio tornare a essere protagonista, potrebbe sembrare. Ma in realtà, e questo, insomma, per questo vi invito a leggere il libro, perché si racconta, ovviamente si parla di supereroi, di gatti, sì, gatti, degli assassini, di Pinocchio, che ovviamente non esiste, è un incognito, nessuno se ne è accorto. È un po' la storia di tante persone, forse anche la nostra stessa storia, che incrociamo, che incontriamo, no? Cioè quel tipo di generazione arresa, perché il mondo non va, perché non ci piace, giustamente, ci sono tanti motivi per cui uno può dire che la realtà fa schifo, no? Chiaramente. Però poi c'è anche quella scelta, no? In qualche misura un po' di arrendersi e dire, vabbè, però io preferirei fare il protagonista di una mia storia, o meglio ancora, ed è la cosa più, insomma, in qualche misura terribile, faccio il protagonista, ma la storia la scrive qualcun altro. E quindi le cose nella vita mi vanno, come dire, la mia vita è piena, è ricca, perché qualcun altro lo fa per me. E quindi, siccome questo è assolutamente, no, il male di questo mondo, no? Cioè il fatto di, in qualche misura, arrendersi a ciò che non va, no? All'inizio, ovviamente, Pinocchio, poi, insomma, magari qualcuno un po' ci conosce, sa che
uno prova a essere protagonista, magari non ci riesce facendo tante cose, comunque facendole con impegno. E quindi la storia di un personaggio, di un uomo che decide, no, di, in qualche misura di arrendersi, e rappresenta, ed è ovviamente Pinocchio, come tutte le favole, chiaramente in maniera fantastica racconta, no, quello che, quella che è la realtà, no? Il, c'era un film che diceva, dici sempre alle ragazze che Pinocchio è un film di formazione, no? E il, in fin dei conti è vero, nel senso, la crescita tra la deresponsabilizzazione de quando sei ragazzino al momento in cui sei un uomo, se fai una cavolata, te paghi. Il, in fin dei conti anche questo è un po' un libro di formazione, anzi, lo è sicuramente. E il, c'è tutto un percorso che fa Pinocchio, e non è nemmeno così lineare come potete immaginare descrivendolo così, cioè, perché ovviamente voi adesso state immaginando che Pinocchio alla fine è superficiale, non c'è voglia di fare niente, alla fine del libro faccio tutto io, sono protagonista di me stesso, eccetera, no? Ovviamente c'è un'evoluzione, tra virgolette, in questo senso, ma non così lineare, così semplice, perché la vita non è appunto semplice. E il, e però è questa, cioè, la ricchezza di questo libro, e per cui vi invito a leggere, non è soltanto uno di quei libri che dici, non so, io me lo sono letto in spiaggia e ci stava bene, il, oppure te lo leggi sull'autobus, oppure come tutti te lo leggi in bagno, insomma, no? E il, per carità. No, io sono il primo, guarda. Sì. Cioè, io credo che il 90% dei libri di questa biblioteca siano stati letti in bagno, naturalmente, è un classico, no? Naturalmente. Il, e quindi è un libro che scorre, un libro che se... Con Matteo scherzavamo tanto, adesso c'è stato un episodio che del libro che ha molto colpito il nostro essere poeti, romantici, naturalmente, ma poi dopo, insomma, Alessandro magari ce lo racconta bene. Il, però è... cioè, la forza del libro è che è un libro bello, scherzi, diverti, e poi anche ti domandi qualcosa, no? Cioè, io... credo e penso che ognuno di noi abbia avuto e abbia tuttora la voglia di, in qualche modo, di scappare in un mondo più semplice. E ovviamente entrare in un mondo favolistico non è possibile. Mentre invece è possibile, in qualche misura, lasciarsi trascinare dagli eventi, belli o cattivi che siano, anzi, se sono brutti, in qualche modo ti introgiogli nell'idea, no? Tutto il mondo ce l'ha con me, almeno c'ho un ruolo. Cioè, tutti, no, trattano male, almeno di che... oh. Vuol dire che insomma qualcuno si è accorto che esisto e mi odia. Diverso è nel binario che devo percorrere e uscire fuori, insomma, no, dalla propria, prendere possesso della propria vita. Il libro in qualche modo racconta questo, ridono, ed è, insomma, divertente per questo. E quindi io ti volevo chiedere una cosa: quanto c'è di, usandolo come termine alto, di politica all'interno di questo libro? Allora, sicuramente ce n'è tanta, però è come dici tu, nel termine alto. Cioè, oggi noi parliamo di politica, escono i partiti, adesso se giriamo qui fuori, camioncini, furgoncini, insomma, è pieno. Però forse si perde il vero senso, no, della politica. Cioè, la vita, appunto, di comunione, cioè la vita nostra, di stare insieme, parlare, comunque la vita come impegno per migliorare, esperienze per appunto migliorarci. In questo senso appunto ce n'è tanta, nel senso che comunque il concetto, il tema principale su cui si muove il personaggio, che appunto inizialmente è antipatico, cioè era antipatico anche a me che lo scrivevo, oggettivamente dico adesso ci faccio fare qualcosa per cui muore, non lo so, cioè fa qualcosa, vediamo, no? Cioè, perché mi stai proprio qui? Perché c'è più antipatico che fa cose fighe, è vero, e l'idea era un po' questa, di dire ok, oggi tecnicamente anche nella politica bassa e nella politica alta la cosa che facciamo bene è proprio lo sport nazionale per eccellenza, lamentela, cioè lamentiamoci, non vanno le cose, però poi nessuno fa realmente poi qualcosa per cambiarle. Il tema che muove il personaggio poi fondamentalmente è proprio quello, è ok, io voglio tornare in burattino, quello che sta intorno non mi sta bene, è tutto sbagliato, è tutto brutto, mi vogliono tutti male, ma io cosa faccio per migliorare queste cose? Ed è quella forse un po' la chiave di volta che lo porta da personaggio antipatico a eroe, supereroe, nel senso dice ok, allora adesso tiriamoci sulle maniche e cerchiamo di cambiare le cose, perché poi forse è un pochino quello, no? Cioè ci lamentiamo, io parto sempre dalle esperienze personali, private,
È chiaro che... Però tu ci stai simpatico. Sì, grazie. Se non mi volete morto... Beh, non davanti alle camere. Però possiamo fare questa in generale, non sono fatale, teniamo la testa. Però ecco un po' quello, una cosa di dire, ok, ma noi oggi adesso usciti da qua, al di là dei furgoncini, delle stelle, stelline, delle bandiere e tutto, cosa facciamo noi in prima persona? Cioè ce la prendiamo con il politico, ce la prendiamo con il papà, con la mamma che non ci hanno fatto fare quella cosa, ce la prendiamo col papà che si vuole sposare la badante rumena, ce la prendiamo col mondo, ma noi, il mondo, che poi ci siamo dentro, fino a prova contraria, che facciamo per essere un pochino migliori o per migliorare un pochino quello che ci circonda? Cioè, la lamentela, il volere essere protagonisti, va bene fino a un certo punto. E c'era un mio professore, per cui è valso pagare 4.000 euro un corso che ho fatto di sceneggiatura, che disse, quando voi fate concorsi, vi rapportate con il prossimo in qualsiasi modo, la prima cosa che viene quando le cose vanno male è: ma quello ha rubato, quello è stato raccomandato, quell'altro così, cioè voi lasciate stare tutto e dite cosa potevo fare io per fare meglio. Ok, lo so, è vero, è pesante, cioè è vero che c'è il raccomandato, è vero che c'è, è vero, però se ragioniamo così non ci muoviamo più. L'idea è dire un pochino, ok, tolto tutto questo, io per migliorare, per fare di meglio, cosa posso fare? Perché poi noi su di noi possiamo agire. Sugli altri, più che dirlo, non è che possiamo entrare alla Inception nella mente, la trottolina e lasciare le idee, no? Cioè, è difficile. Quindi sì, in questo senso la politica che intendo io è questa, cioè la politica sulla persona. Inizialmente, quando ho iniziato a scrivere il libro, ero indeciso se scrivere questo o un'altra cosa su un cavaliere, che riprende un po' dal cavaliere inesistente, Calvino, eccetera, dove questo tizio che si laurea, diciamo così, nella scuola dei cavalieri, va in giro a fare il cavaliere e nessuno se lo fila. Dice, ma a me comunque fare il cavaliere mi costa, perché insomma il cavallo, la biada, l'armatura. Però quello era già più legato al fatto del mondo contro di me, quello che dicevamo prima. Pinocchio è stata la scelta invece, perché io volevo scrivere qualcosa dove io, che mi lamento, perché io sono il primo che si lamenta, cioè la prima persona antipatica in realtà è il sottoscritto, però a forza di lamentarmi, come le cambio le cose? Cioè spreco fiato a lamentele oppure decido di tenermi un po' di fiato, metterlo nelle braccia e comincio a fare qualcosina di utile, insomma, ecco, quantomeno di utile, non che cambia il mondo, quello non lasciamo ai supereroi, noi i superpoteri non ce ne abbiamo, quindi facciamo le piccole cose, insomma, però nel nostro piccolo, no, l'orticello, riusciamo un pochino a cambiarlo o continuiamo a scendere in piazza e dire quello mi sta antipatico, quell'altro non va bene, allenato cambia squadra, cioè... Poi un po' quello, no? La sindrome dell'allenatore in Italia. Insomma, quindi in quel senso la politica sì, in quel senso lì politica sì. Beh, io so che c'è un passaggio del libro a cui tieni particolarmente, che poi rappresenta un po' tutte queste cose che abbiamo detto, no? C'è un momento in cui, per i paradossi della storia, Pino riesce a incontrare Pinocchio. E, ecco, spiega magari perché questo hai voluto assolutamente che si incontrassero i due, il vecchio Pinocchio e il burattino, e il Pino d'oggi. Cosa rappresenta poi effettivamente questo momento, che è un punto cruciale per la vicenda? Sì, diciamo che forse, riallacciandoci un po' prima, quello è il momento in cui l'antipatico forse comincia a lasciare il posto, no? Un po' la persona quantomeno un pochino più... ci sta un pochino più simpatica. E quello è un punto fondamentale, perché ritengo che sia importante per noi, per la vita di ognuno, per andare avanti, fare un po' il confronto con il passato e mettersi un po' davanti allo specchio, che poi paradossalmente è anche un po' la copertina del libro, mettersi davanti allo specchio. E la domanda che in realtà mi faccio, mi sono fatto e faccio a voi, è: se voi aveste adesso in questo momento la possibilità di vedere voi 20 anni fa, 25 anni fa, vi riconoscereste? Cioè, cosa direste voi, non voi piccoli al voi grande, perché sicuramente il piccolo non vi riconoscerebbe, ma voi, passato il primo momento in cui dico, quello che è, no, aspetta, forse me lo ricordo, ma sono io, cavolo, cioè quale sarebbe la vostra reazione? E quindi ho pensato Pinocchio, Pino,
rivedendosi di legno, si riconoscerebbe. La cosa divertente è che lui, una delle battute che fa è proprio quella: oddio, un burattino che si muove, impossibile. Cioè, eppure lui, no? Cioè, quindi, no, no, non è possibile. Che è paradossale, però è così. Cioè, lui si vede e non si riconosce. Cioè, ritiene che sia impossibile il fatto che un burattino possa muoversi. E nella prima parte del libro, fondamentalmente, lui rievoca spesso il suo essere stato burattino in passato. Quindi il passaggio è fondamentale, secondo me, insomma, un pochino commovente, nel senso che poi è il passaggio, no? Dalla nostra vita del passato che dobbiamo abbandonare a quel futuro che in realtà dobbiamo scoprire. Quindi cosa diremmo noi adesso, quel bambino che siamo stati? Nella paura che quel bambino poi ci riconosca e ci prenda anche mentalmente in giro, dicendo sì, ma tu sei quello, cioè io sognavo di fare astronauta e tu invece sei uno che non cioè si è laureato nella cosa delle mie bambine, insomma. Insomma, quindi il passaggio era fondamentale per, secondo me, per entrare anche in contatto con la storia. Cioè adesso da qui c'è un passaggio alla storia non più di Pinocchio, ma quella mia di persona adulta. E vedendoci, insomma, la voglia, anche la... Lì in realtà, questa è la prima volta che te lo dico, ma mi piace, insomma, l'ambiente è nuovo, quindi... In realtà lì c'è anche un po' una situazione dantesca. E pensando a quel punto, mi è venuto in mente quando Dante, arrivando, diciamo così, nella selva oscura, già più bello il purgatorio e va, l'inferno ce lo siamo risparmiato, saliamo sta montagna. E lì arrivano le fiere che gli dicono, aspetta, scendi all'inferno e poi ne riparliamo. In realtà l'incontro con Pinocchio è un po' anche quello, no? E dire ok, io potrei già risolvere la situazione, da adesso mi ricongiungo alla fata turchina, vedo, capisco delle cose perché ho visto il me da bambino, ah che bello, ho scoperto, ho risolto tutto. Invece succedono le cose per cui si dice no, vai, fatti la tua strada, scendi all'inferno e poi forse un piccolo passino nel purgatorio lo facciamo. Quindi era un po' anche... Altro è un passaggio, se posso, per un accostamento ardito, come anche quello con la Divina Commedia, che insomma...